Contrastare il fenomeno del cyberbullismo in rete. Nuovo incontro sul tema al plesso ITIPIA del Don Michele Arena. Il primo passo è quello di denunciare, ha ribadito ancora una volta agli studenti il comandante della compagnia dei carabinieri di Sciacca, Marco Ballan. Noi interveniamo intanto chiedendo così sulle scuole, nelle scuole e ai ragazzi intanto di denunciare, di farcelo sapere, perché talvolta la cronaca purtroppo i casi sono abbastanza frequenti, più di qualcuno non denuncia e alla fine si ingenerano tutta una serie di problemi anche di natura psicologica personale che potrebbero portare a dir poco atti di autolesionismo, purtroppo. Quindi intanto di denunciarlo, di dirlo alle persone corrette, che sono i genitori, che sono sicuramente i professori e che siamo anche noi forze dell'ordine. Con la Procura della Repubblica di Sciacca stiamo facendo una grande campagna di sensibilizzazione in tutte le scuole, sia per quanto riguarda, diciamo, i problemi in generale relativi all'utilizzo del web e quindi anche poi anche al cyberbullismo, ma soprattutto anche alla nuova, diciamo, nuova legge che è uscita l'anno scorso, è quella del codice rosso, che tra le varie cose diciamo, dà attenzione a quel fenomeno purtroppo che fino a 2 anni fa non esisteva almeno nel nostro codice, che era proprio che è quello del revenge porn, ovvero la diffusione di immagini sessualmente esplicite. Questa è una cosa molto importante che finalmente il legislatore ha dato la giusta importanza e anche ha dato i giusti strumenti affinché noi, forze dell'ordine, ovviamente la magistratura, eccetera, possano rispondere in maniera adeguata e molto tempestiva. No al bullismo non è solo il titolo dell'incontro, è anche il nome di un'app lanciata dal Club Service Innerwil. Noi come Innerwil, sia a livello locale che a livello nazionale, cerchiamo di affrontare questa triste, appunto, problematica sotto diversi aspetti. Diciamo che, appunto, il bullismo, il cyberbullismo è stato preso in considerazione anche, come dicevo, a livello nazionale, anche attraverso la creazione di app che, appunto, potrebbero essere utilizzate dai ragazzi a fronte di, diciamo, emergenze di questo genere. Noi oggi in realtà affronteremo la tematica sotto un altro aspetto, sotto l'aspetto psicologico, grazie anche alla nostra socia Alessandra Maniscalco, che è una psicologa, e verrà presa in considerazione quindi proprio l'aspetto, come dicevo, psicologico, non solo dell'aggredito e quindi la vittima, che è delle conseguenze che naturalmente ne derivano, ma anche dell'aggressore. Vittima e bullo hanno dei particolari molto comuni. Infatti, la caratteristica del bullismo, del cyberbullismo, infatti parleremo molto del cyberbullismo, è la trasposizione dei ruoli. Quindi il bullo può diventare vittima e la vittima può diventare bullo. È di pochi giorni fa la notizia, ad esempio, che un ragazzo che era stato a sua volta un bullo è diventato oggi un educatore. Questo fa riflettere. Esattamente, infatti è un esempio. È stato infatti gradito la presenza del giudice che l'aveva condannato più volte per i suoi atti violenti commessi su delle vittime, però la possibilità di cambiare c'è. Infatti è molto importante la cooperazione tra le famiglie e le istituzioni. I fenomeni di come dire, violenza, prepotenza all'interno dei gruppi di ragazzi non sono nuovi, insomma, ed è un, diciamo, un fenomeno che riguarda anche gli adulti. Tuttavia assume un rilievo particolare e straordinario la funzione che la scuola svolge, perché in realtà la questione non è reprimere, è esclusivamente repressiva, voglio dire, non è che occorre soltanto intervenire dopo. È esattamente il contrario, occorre che attraverso gli strumenti della cultura, della formazione, dell'educazione, i ragazzi riflettano sulle proprie condotte e si rendano conto di quanto sia stupido, banale e lesivo della dignità, del decoro degli altri, esercitare forme gratuite, di violenza.